Buongiorno a tutti, sono sempre Vittorio 88 e questa è una puntata di New Look. Allora, come potete vedere, non sono ancora tornato, sono sempre a casa della mia ragazza. Come ogni volta che registrerò qui, non metterò né la sigla, né le immagini, né nient'altro. Questo video lo farò alla vecchia maniera, ovvero tutto d'un fiato. Vi chiedo però scusa in anticipo per la pessima qualità dell'immagine, c'è anche questa aura luminescente che sembra un'aureola sopra la mia testa. Questo perché io ci tengo particolarmente a far uscire questa recensione domani, ma io domani non ci sarò per tutto il giorno, quindi devo per forza a registrarla di notte e successivamente caricarla su YouTube con la funzione della pubblicazione programmata che è stata introdotta da un po' di tempo e che è veramente molto utile. Ecco, quindi registrando di notte la qualità dell'immagine purtroppo è questa e sarà anche fuori sincrono il video purtroppo, almeno penso, non ho certezza, ma potrebbe essere perché la webcam è un po' fallata, ma so che moltissimi i miei video più che guardarli se li ascoltano, anche perché sorbirsi questa faccia da pira per mezz'ora 40 minuti non deve essere un'impresa facile. Prima di iniziare però vorrei segnalarvi un canale che è quello degli Horror Bakery. Sono un ragazzo e una ragazza che sul canale recensiscono film horror, nella fattispecie saghe horror, e sono veramente molto bravi perché lo fanno con una capacità di sintesi, una capacità di emozionare durante le loro analisi che è veramente pazzesca. Metterò nella descrizione qui sotto il link al loro canale, dategli un'occhiata perché merita veramente tantissimo, fanno anche molto ridere, sono precisissime e fanno scoprire anche delle curiosità che magari non tutti conoscono. Quindi complimenti ai ragazzi della Horror Bakery, continuate così, vi meritereste molti ma molti più iscritti di quelli che avete adesso. Quindi continuate, tenete duro, che so che farete strada. Ora partiamo con il film di oggi. È uno di quei film che suscitano una certa curiosità, ma che in realtà non sono tra le uscite più attese in assoluto. Però li vai a vedere con delle aspettative non altissime, ma sperando di passare 2 ore in allegria. Ecco, io mi aspettavo una cosa del genere e ho trovato molto, ma molto di più. Il film è del 2013 per regia di Jeff Wadlow ed è Kick-Ass 2. Allora, io premetto che il primo Kick-Ass mi era piaciuto tantissimo, nonostante fosse parecchio distante dall'opera fumettistica scritta da Mark Miller e disegnata da John Romita Jr., perché era molto violenta, c'era anche un'introspezione maggiore, quindi diciamo che non hanno voluto osare mettere scene più violente. Anche la storia è stata abbastanza cambiata, sia a livello di trama che addirittura a livello di nomi. Non so perché il boss mafioso del primo Kick-Ass, interpretato da Mark Strong, non si chiama Genovese di cognome, ma D'Amico. Questa scelta non ho capito bene perché. Non so neanche se sia una scelta di adattamento dall'originale all'italiano, o se sia stato proprio così in generale dal fumetto al film, in qualunque paese. Questo non lo so bene. So solo che, nonostante le differenze, mi è piaciuto perché Matthew Vaughn, che era il regista di quel film, io lo apprezzo parecchio, mi piacque molto il suo X-Men First Class. Sono molto contento nel sapere che parte la sceneggiatura di Days of Future Past, il nuovo film su X-Men che io attendo tantissimo, sia stata scritta anche da lui, che appunto aveva curato la sceneggiatura dello stesso First Class. E niente, lo avevo apprezzato veramente tanto. Ora, con il cambio di regia, un po' di paura può venire, no? Perché comunque non essendoci più la stessa persona, uno pensa, cambierà lo stile, cambieranno un po' di cose, anche perché Jeff Wadlow ha firmato la sceneggiatura adattata, e siccome Matthew Vaughn, che comunque è molto bravo, aveva cambiato così tanto dal fumetto al film, ho detto che cosa farà questo Wadlow? E devo dire che andando al cinema, man mano che passavano i minuti, mi è cresciuta una sorta di gioia dentro perché vedevo il fumetto. Cioè, se il primo film si discosta parecchio da quello che è il fumetto, prendendo una strada anche abbastanza diversa, ma proprio anche per il personaggio, perché io prima ho detto che il fumetto è più introspettivo, allora in realtà il fumetto non è particolarmente lungo, sono 4 volumettini, no? Da non tantissime pagine, diciamo che intero si legge in una mezz'oretta. Ecco, per allungare un po' la durata del film hanno aggiunto delle cose, però allo stesso il fumetto rimaneva un po' più introspettivo. La morale, secondo me, arrivava sicuramente meglio. Per quanto il film fosse interessante, il fumetto era molto più crudo, non si vergognava nell'essere non solo violento a livello proprio fisico e visivo, ma a livello psicologico. Siccome il secondo la parte seconda del fumetto, no, quella che è uscita l'anno scorso, era ancora peggio per sotto questo aspetto del primo, io ho detto, ecco qua massacreranno tutto, perché ci sono delle scene che non ci posso credere
che le mettano, ho pensato. Invece sono riusciti a fare un buon gioco d'adattamento, cercando di stemperare le scene più violente, ma diciamo mettendole lo stesso. Ci sono stati dei momenti che io non mi aspettavo di vedere, che invece sono stati inseriti. Certo, hanno cercato poi di aggiungere anche degli elementi macchiettistici per anche lì stemperare, per sdrammatizzare un po', perché altrimenti sarebbe stato veramente pesante, soprattutto perché sono i ragazzini quelli che attendevano di più questo film. Oddio, anche gli adulti, perché comunque io ragazzino non lo sono più e comunque ero curioso di vederlo. Ecco, Wardlow ha fatto un lavoro secondo me migliore rispetto a quello di Vaughn. Dal punto di vista registico questo film ha dei guizzi veramente interessanti, soprattutto per quanto riguarda i primi piani e i dettagli. C'erano dei momenti in cui nel primo film Vaughn andava forse più a citare, ecco qui la citazione l'ho vista molto di meno, perché nel primo, vi ricordate, la citazione a Per qualche dollaro in più, ma non solo, anche al periodo un po' camp di Batman. Ci sono dei momenti che lo ricordano molto, no? I combattimenti con la musica, che ci sono anche qui, ma lì forse erano un po' più valorizzati. Diciamo che sono due film diversi, ma anche Wardlow ha fatto un lavoro buono con la regia. Ma dov'è? Cos'è che rende, diciamo, Kick-Ass 2, a mio parere, migliore del suo predecessore? Innanzitutto proprio il fatto che è fedele al fumetto. Io non è che mi fossi incazzato nel vedere il primo, che non era particolarmente fedele. Ho detto, vabbè, è come vedere, cioè nel senso, ci sta, perché comunque l'idea di base è quella, e l'hanno sviluppato in un altro modo, forse per rendere il personaggio più fruibile cinematograficamente, per far sì che il pubblico si identificasse di più, ma secondo me si sarebbe identificato molto di più nel personaggio come era stato presentato nel fumetto. Qui invece sono andati di pari passo, hanno cambiato qualcosa, sempre appunto per motivi di scene violente, però diciamo che nel complesso è molto simile. Hanno aggiunto delle parti Suit Girl per cercare di far capire di più il suo disagio e la sua difficoltà a inserirsi nella società, perché comunque lei è stato un prodotto della mente malata del padre, che appunto l'ha fatto diventare un qualcosa che sicuramente non è una ragazzina convenzionale. Ci sono dei momenti che richiamano tantissimo alla commedia teen americana tipica, che mi hanno ricordato a tratti alcune genialità di Animal House, a tratti invece una comicità ben più gretta, ma comunque studiata all'American Pie, no? Ci sono dei momenti che rasentano il trash, ma ci stanno tantissimo, perché Kick-Ass è un film che non ha paura di mettere in gioco violenza e ironia. E anche qui la violenza io l'ho vista un po' meno rispetto al primo film, forse perché era stato criticato e allora hanno deciso di aggiustare un po' il tiro. Però comunque c'è sempre, e le scene che ci sono belle toste. E io sento molta gente dire: che cosa ne pensi, Victor, di questo inserimento del splatter? Io non lo chiamerei splatter, io direi più Pulp, perché lo splatter è un'altra cosa. Questa è una violenza molto ironica che a tratti ricorda anche il modo che ha di scherzare Quentin Tarantino. Certe scene violente mi ricordano quelle di Pulp Fiction, no? Ad esempio, vi ricordate, sparano in testa al tizio e poi sono lì che si preoccupano di come coprire le tracce, cioè genera una situazione divertentissima. La stessa cosa è qui: la violenza è un pretesto per generare delle gag divertenti che hanno infuse uno humor nero bellissimo, perché lo humor nero bisogna saperlo fare, e Wododo qui ha avuto delle idee che secondo me sono state anche abbastanza geniali, anche quando andavo un po' fuori dal seminato rispetto al fumetto. Devo dire che mi ha intrigato tantissimo. Anche i dialoghi non sono niente male. Certo, soffre di alcune pecche, non è un film perfetto, perché ci sono dei momenti, ad esempio, in cui mi sembra che il tempo si rallenti troppo, e momenti in cui mi pare che le cose vadano troppo veloci, no? Quindi secondo me la gestione dei tempi non è perfetta, anche perché Wardlow alla fine non ha diretto molti film. Questo è il suo terzo lungometraggio, e i precedenti erano Nickname Enigmista e poi anche Never Back Down, due film che io non ho particolarmente amato, lo ammetto, erano filmetti così. Diciamo che con questo Kick-Ass si è riscattato tantissimo. C'è ancora Aaron Taylor Johnson nei panni di Dave Lizeski, alias Kick-Ass, solo che qui c'è stata un'evoluzione del personaggio non solo a livello mentale ma anche fisica, anche se in realtà forse ho preferito la psicologia di Dave nel primo film più che nel secondo. Nel secondo la parte da leone la fa Chloe Moretz, che interpreta ancora una volta Hit Girl, e diciamo che la psicologia del personaggio è più approfondita in questo. Diciamo che se nel primo il protagonista assoluto era proprio Kick-Ass e Dave, o se preferite Dave il suo alter ego,
Qui invece la protagonista è più Hit Girl. Lo so che il film si chiama Kick-Ass 2, quindi il protagonista dovrebbe essere lui, ma esattamente come nel fumetto si spinge un po' di più nel far vedere la difficoltà di Hit Girl, anche se nel fumetto forse questa cosa era leggermente più smorzata. Qui hanno deciso di acuirla, anche perché dovevano naturalmente tirarci fuori un film che durasse più di un'ora e un quarto, e sono stati anche bravi nell'inserire delle scene d'azione veramente mozzafiato. Non ho avuto particolari, come posso dire, sorprese negative per quanto riguarda il casting. Io mi aspettavo di vedere dei personaggi iper sminchiati, sono stati aggiunti dei personaggi e tanti altri, ma questo è normale. Cioè, io mi aspettavo un massacramento totale, perché io mi aspettavo di vedere il seguito di Kick-Ass, che quindi prendesse la linea temporale che era stata creata nel film e quindi esulasse abbastanza. Qui invece sono riusciti a coprire le falle rispetto al fumetto del primo film, facendo tornare tutto a una sorta di situazione originale, in modo che si potesse riprendere esattamente le orme della seconda opera di Millar e Romita. Millar, tra l'altro, era presente sul set, ha fatto la consulente, scusate, mi va giù la voce, da consulente a Wardlow, e si vede, la mano di Millar si vede veramente tanto. Ci sono ancora le tavole, come nel primo film, disegnate per l'occasione, proprio per il film, da John Romita Jr. Diciamo che i due autori, cioè autore e disegnatore, sono stati molto contenti di questo film, forse più che nel primo, dal momento che diciamo che il fumetto rispettato, come ho detto, molto, molto di più. Ecco, dicevo, sorprese negative del cast non ne ho avute. Ero molto curioso, perché il motivo di curiosità maggiore era la presenza di Jim Carrey. Jim Carrey, io l'ho visto per l'ultima volta al cinema un paio di anni fa con I Pinguini di Mr. Popper, mi veniva da piangere, perché è stato uno dei miti assoluti della mia infanzia. Se nello scorso Monovic ho detto appunto che era, se non uno dei miei attori preferiti, quello che mi faceva ridere da fino a morire a spremere lacrime era proprio anche Jim Carrey, perché quello lì è un cartone animato vivente, no? Un altro attore che ha saputo dimostrare di essere bravo nelle parti drammatiche, ma che comunque io mi ricordo soprattutto per le sue facce buffe, per i suoi versi, per il suo modo di modificare la voce. Ecco, io nel vederlo in questo ruolo ero molto curioso. Tanto c'è stata quella polemica per il fatto che lui non ha voluto partecipare alla campagna pubblicitaria di Kick-Ass, non ha voluto pomparlo, come si suol dire, perché non lo riteneva corretto, al momento che c'è stata una strage qualche tempo fa, e per le scene di violenza e di strage appunto nel film lui non voleva incoraggiare una simile violenza. Ha detto no, non mi sembra giusto. Io dico, se non vuoi partecipare a un film violento, perché si sa, purtroppo gli eventi violenti di cronaca ci sono sempre, se tu partecipi a un film violento, secondo me dovresti sapere quali sono le conseguenze, perché tu comunque andrai a mettere il volto in un qualcosa che promuove al cinema immagini violente, no? Anche se c'è dell'ironia, diciamo che comunque c'è sempre un rating da rispettare, eccetera. E quindi io dico, se tu sai di fare un film così, cioè l'avrai letta la sceneggiatura, sai che dovrai prenderti le tue responsabilità. Quindi io non capisco il ragionamento, posso capirlo, ma allora se tu sai che la pensi così, non partecipi a un film violento. È questo quello che dico. Cioè, il suo ragionamento è giusto, però devi mettere in conto certe cose, quello che non capivo molto. E mi sono trovato anche un altro paio di sorprese, perché adesso parlerò un attimo di Jim Carrey, ma vorrei parlare anche di altri due volti noti. C'è stato John Leguizamo, che non vedevo dai tempi di Gamer, almeno io non so se ha fatto altri film, ma l'ultimo film in cui io personalmente ho visto è stato Gamer, quello con Gerard Butler, che aveva un ruolo veramente del cavolo. Qui è stato anche abbastanza bravino. Lui per me purtroppo rimarrà sempre Luigi di Super Mario. Voi direte, ma no, ha fatto anche altri film, ha fatto anche a Wong Fu e altri film interessanti, però per me rimarrà sempre il ragazzino col cappellino verde girato al contrario, con Bob Hoskins al fianco. Purtroppo io sono cresciuto con quel film e l'immagine di John Leguizamo si è stampata qui, quindi non posso farci moltissimo. Quindi qual è il punto? Il punto è che mi è piaciuto John Leguizamo, l'ho chiamato Ghelisamo prima, scusate, ma è tardi anche per me. Leguizamo quindi è stato abbastanza bravino, mi ha fatto piacere rivederlo, cioè vedere un altro volto noto durante il periodo della mia infanzia, infatti mi è piaciuto tantissimo. E l'altra sorpresa è stata Donald Faison, che non ha un ruolone, però comunque Donald Faison è un altro personaggio, è un altro attore che per me rappresenta tanto, perché Scrubs è un qualcosa che io ho nel DNA, cioè proprio nel mio codice genetico. Me lo riguardo di continuo perché mi aumenta la felicità quando sono felice e mi smorza la tristezza quando sono triste. Quindi
una cosa veramente importante per me. E Donald Faison, quando io lo vedo, purtroppo lo associo sempre a Turk. E volevo però, ero curioso di vederlo in un altro ruolo. Qui interpreta Dr. Gravity, che è un personaggio che mi aveva fatto abbastanza ridere per alcune battute intelligenti nel fumetto, molto nerd. E però, appunto, volevo vedere com'era. Solo che ho avuto una brutta sorpresa. Nanni Baldini ha dato la voce a Javier, che è il personaggio di John Leguizamo, Donald Faison, che in Scrubs ha sempre avuto la voce di Baldini, qui gli hanno assegnato un altro doppiatore. Io gli dico, scusami, ma era veramente necessario affidare la voce così riconoscibile, che di solito viene attribuita a Donald Faison? Cioè, adesso, perché? Perché fare una cosa del genere? Cioè, io dico, hai lo stesso doppiatore, cosa ti cambia? Tanto... Non io non me, neanche me la ricordo la voce di John Leguizamo, ma non mi pare neanche che fosse Baldini. Quindi, perché questa scelta? Forse perché non volevano effettivamente che la gente pensasse troppo a Turk nel vederlo. Però allora, alla fine, allora cosa hanno fatto? Hanno doppiato anche Donald Faison in originale. Cioè, Donald Faison aveva la stessa voce che aveva quando interpretava Turk in Scrubs. Quindi, non cioè, pensano veramente che gli italiani sono stupidi, che appena vedono Donald Faison doppiato da Baldini si mettono a ridere. Tanto l'hanno detto, cioè in sala lo dice lo stesso perché ti viene inevitabile, ma non è che per tutto il tempo io non lo prendo seriamente perché è la voce di Turk. Allora veramente anche in America dovrebbero fare la stessa cosa, che la voce è la stessa perché è quella dell'attore. Quindi è una cosa che non ho capito e che mi è spiaciuta, perché sinceramente io lo sentivo parlare e non mi dava quel brivido che avrei sperato. Perché? Perché purtroppo in Italia col doppiaggio ogni tanto si fa così, noi non potendo cioè nel senso non potendo vedere i film al cinema in lingua originale, se non andando in cinema specializzati, ma è raro. Ecco, almeno magari mantenere il doppiatore originale, quel doppiatore ufficiale di un attore abbastanza in vista, potresti farlo, soprattutto quando lo stesso doppiatore doppia un altro personaggio nel film. È una cosa che veramente non mi riesco a spiegare, ma magari qualcuno di voi lo sa, può scriverlo qua sotto. È una cosa che mi ha abbastanza infastidito, però qui si parla di adattamento. Ecco, io ho sentito molti dire Jim Carrey è stato sprecato. Beh, ragazzi, io vi dico una cosa. Quando sono andato a vedere il film qualche ora fa, io sapevo che non avrei visto un Jim Carrey in piena forma, perché quando ho visto che piega prendeva il film, che vedevo che riprendeva fase per fase il fumetto, ho detto, se riprende così fase per fase il fumetto, sicuramente... Succe cioè, sicuramente il personaggio seguirà le sorti del fumetto, ergo, non, cioè, nel senso, non, il suo ruolo non potrà essere reso appieno. Quindi io sapevo che non avrei visto un Jim Carrey, cioè, nel senso, per quello che ha fatto, a me è piaciuto. Cioè, probabilmente la gente pensava di vedere un Jim Carrey per tutto il film, invece no, Jim Carrey qui non è proprio un cameo, però non ha molte scene, ha poche scene. Cioè. E non è un ruolo così memorabile, cioè non è come dire Hannibal Lecter, nel senso innocenti, compare per 16 minuti ma ha vinto l'Oscar Hopkins per quel ruolo, perché sono 16 minuti, cioè se tu pensi a Senza Innocenti, tu ti ricordi lui per tutto il film, in realtà lui su 1 ora e 40 del film c'è 16 minuti. Cioè capite che quando fai un'interpretazione talmente bella che ti entra in testa, no? Qui invece, secondo me, non era memorabile il ruolo, non era molto in forma lui, per cui l'interpretazione è quella che è. Ma io sinceramente me l'aspettavo una cosa di questo tipo. Non sono andato lì pensando di vedere un Jim Carrey in grande spolvero. Secondo me, un film con Jim Carrey veramente alla grande deve vederlo come protagonista. Non dico che lui deve essere per forza protagonista per dare il meglio, però in un ruolo del genere di certo non si poteva pensare che sarebbe rimasto scolpito nella memoria. Non è il suo ruolo migliore. Fa piacere vederlo in un ruolo di questo tipo, ma niente di più. Dovete prenderla come con l'amichevole partecipazione di, mettetela così, perché veramente compare pochissimo. Compare pochissimo, però secondo me quando compare la sua porca figura la fa. Certo, ripeto, non come pensavano molti. Comunque sia, io non la vedo una cosa. Poi tra le altre cose c'è stata una cosa relativa al colonnello, al suo personaggio. Sapevo perfettamente che non l'avrebbero messa perché non avrebbero mai osato mettere una scena del genere. Già hanno osato mettere un'altra con un trucco intelligente per renderla meno cattiva, e anche lì forse avrei preferito non vederla. No, perché comunque quella frase ci stava. Poi lo dirò nella parte finalissima, avviserò prima di farlo, farò gli spoilerini soliti, quindi adesso non farò spoiler, quindi potete seguire tranquillamente. Tra un pochino ne farò, comunque lo dirò prima di iniziare, così non vi rovino nulla. E niente, dicevo, a livello registico questo film ha dei guizzi. Certo, forse rimane inferiore a livello tecnico rispetto a Matthew Vaughn, perché il regista di Kick-Ass 2 non è abbastanza bravo
bravo, cioè non è bravo ai livelli di, cioè Wardlow non è ai livelli di Vaughn, secondo me, cioè, ma lo si vede anche perché Vaughn ha sicuramente più esperienza, ma lo si vede sotto molti aspetti. Le scene di combattimento non sono fatte affatto male, diciamo che Wardlow ha puntato tantissimo sul suo adattamento dei dialoghi, ha reso It Girl un personaggio ancora più interessante di quello che era nel film di Vaughn, e poi ha giocato tantissimo, almeno a mio parere, soprattutto nel finale. Nel finale secondo me è riuscito a dare un'epicità che non era semplice, anche c'è una cosa, un fatto che anche lì non pensavo che avrebbero messo, che quando l'ho visto io sono rimasto abbastanza basito, perché ho detto ma porca di quella puttana, ho detto cazzo, una scena bella, corposa, quello che mi aspettavo di vedere. Io ho visto il fumetto prendere vita, certo l'hanno un po' edulcorato, però questo, cioè, era il film che io avrei voluto vedere, ovvero io non mi aspettavo di vedere questo e mi sono trovato esattamente davanti quello che credevo non avrei potuto mai vedere, proprio perché c'è questo bacchettonismo imperante secondo cui certe cose non si possono fare. Ora, io considero Kick-Ass uno dei fumetti più crudi e cattivi degli ultimi anni. Molti dicono, loro hanno detto The Boys, ok, sì, però The Boys rimane un prodotto sicuramente più di nicchia rispetto a Kick-Ass. Kick-Ass ci hanno fatto un film, il fumetto è stato vendutissimo, non dico che The Boys non sia stato venduto, però sono molte di più le persone che non conoscono The Boys rispetto a quelle che conoscono Kick-Ass. È normale, magari uno che non è un super nerd appassionato, che conosce ogni pelo del culo che ha prodotto la Marvel, la DC o qualunque altra casa delle fumette, ci mette dentro anche la Image e la Dark Horse, magari non, cioè capito, se non sei un super appassionato di quel tipo, tu The Boys non lo conosci, ma chi che è sì, perché comunque bene o male, o per, vuoi per il fumetto, vuoi per il film, sicuramente l'hai sentito nominare. E il fumetto, tra le opere commerciali, è una delle cose più crude che ci siano, tra le cose a diffusione più ampia, è veramente cattivo, cioè Millar del secondo è andato proprio a briglia sciolta totale. Questa cosa mi è piaciuta, quando un autore sente di poter fare il cazzo che vuole, vuol dire che appunto c'è una libertà di pensiero imperante, perché io quando leggevo il secondo fumetto ero lì che a un certo punto faccio porca troia, cioè sono rimasto e ho detto ma no dai, che cazzo, ma non scherziamo, una cattiveria allucinante che ho rivisto in parte nel film. Quindi se mi chiedeste, mi consigliate di andare a vedere, direi sì, assolutamente, al 100% sì, perché è uno dei film più belli che ho visto al cinema nell'ultimo periodo, non mi vergogno assolutamente a dire, io sento persone che dico ma come, si è esagerato, ma non è così bello. Io invece lo ritengo un ottimo cinecomic, che non è il classico cinecomic, perché si spinge molto sul fatto del realismo, che se, ci sono molte fasi del tipo questo è il mondo reale e qui non ci sono i veri supereroi, perché infatti questo film non è, non pensatelo come se non sapete bene di cosa si tratta. Innanzitutto guardatevi il secondo, cioè nel senso, guardatevi il primo, il secondo volendo si può guardare anche sapendo in linea generale cosa è successo nel primo, che viene anche ricapitolato, ma ve lo godete molto, ma molto di più se avete visto il suo predecessore. Certo, non è necessarissimo, perché comunque si capisce lo stesso, ma vi gustereste di più il tutto. E ci sono i riferimenti anche agli altri film che mi hanno mandato in visibilio. E un'altra cosa è la colonna sonora. Ecco, la colonna sonora forse è leggermente meno coinvolgente rispetto a quella del film di Matthew Vaughn, che prendeva musica anche da grandi film, come ho detto prima, per qualche dollaro in più, per esempio. E qui invece diciamo che c'è solo una, però non ve la dico, c'è solo una colonna sonora che mi ha veramente gasato, perché è una scena che è perfetta con quella colonna sonora. Non vi dico che cos'è perché non voglio spoilerarla, ma è veramente fantastica. Quindi diciamo che Wardlow ha fatto un ottimo lavoro, e il film è più bello proprio per questo motivo qui, perché abbraccia di più l'atmosfera del fumetto, ricorda molto di più il fumetto. Ci sono alcune differenze, ma queste erano plausibili. E niente, io vi dico, chi dice ma non è granché, io, cioè, non riesco a capire il perché, cioè nel senso, non è un granché, grazie, devi contestualizzarla, comunque un cinecomic, è un film commerciale, tutto quello che vuoi, però ripeto, secondo me è bello, cioè nel senso, è un film veramente interessante. Non un capolavoro, non il miglior film che io abbia mai visto, ma sicuramente, come ho già detto poco fa, uno dei film migliori degli ultimi tempi, degli ultimi mesi che ho visto al cinema. Parlo sempre di film commerciali, quindi mi fa veramente piacere vedere, aver visto una sala praticamente piena, nonostante fosse il 15 agosto. Io non so se in America festeggino il Ferragosto, devo essere sincero, non so se c'è questa festività che ha un'adesione esagerata, non ne ho idea. Veramente, ecco, se io non so se lo festeggino, però far uscire Kick-Ass 2
Il 15 di agosto, almeno qua in Italia, per dire, io non riesco a capire, voglio dire. L'altra volta ci avevano lamentati che è uscito un anno dopo. Quest'anno lo fanno uscire ma d'estate. Io dico, ma porca di quella miseria, chi che è? Se è un film che ha un potenziale commerciale incredibile. Io capisco voler far uscire film d'estate per portare la gente a ravvivare questa stagione che cinematograficamente di solito è morta, a parte le grandi uscite che stanno piazzando strategicamente in questi ultimi anni, no? A luglio, giugno. Ad agosto però di solito rimane comunque un po' morta come la situazione. Hanno messo, chi che è? Se hanno fatto bene a metà agosto, metto il 19? Metti il 18, me lo vai a mettere il 15, a Ferragosto me lo vai a mettere. Ma porca puttana! Però noto con piacere che era talmente interessante l'idea e molti volevano vederlo, che lo stesso sono sempre a Ferragosto, cosa che non ho mai visto succedere con altri film. Cioè, per esempio, facciamo la finita tanto subito perché era messo a luglio e ciao Pep, nessuno è andato a vederlo. Kick-Ass invece era un'uscita interessante, però ripeto, era interessante ma non credevo fosse reputata così interessante da portare gente al cinema addirittura il 15 agosto. Questa cosa mi ha fatto veramente molto piacere. Quindi in culo alla fantastica distribuzione italiana, questo film spero che incassi il più possibile, perché è un film interessante con una regia dinamica, anche se non perfetta, ripeto, perché ci sono, dicevo, le scene d'azione sono fatte bene, ma ci sono dei momenti un po' così. Ma mi piacciono le genialate un po' trash, che non guastano, non guastano assolutamente. Qui la recensione, quella senza spoiler, direi che può finire qui. Io vi consiglio vivamente di andare a vedere Kick-Ass 2 al cinema, perché merita. È un film che se vi è piaciuto il primo, io penso che questo vi piacerà ancora di più, quindi io vi abbraccio tantissimo. Vi ringrazio anche perché abbiamo superato i 45.000 iscritti sul canale, sono contentissimo, mai nella vita mi sarei aspettato un simile traguardo, quindi grazie a tutti e grazie a tutti quelli che hanno seguito l'accensione per tutti questi 26 minuti. Se ho un po' straparlato e divagato perché sono stanco morto, cioè ho delle occhiaie che mi arrivano alle ginocchia e non sono solo le pippe, è proprio la stanchezza in generale. Quindi faccia da schiaffi a parte tutta stanchissima. Niente, io se non avete ancora visto il film vi sconsiglio di proseguire la visione perché iniziano gli spoiler. Io spero di non aver dato troppo, diciamo al prossimo vlog, ciao a tutti se non avete visto il film. E ora chi invece vuole rimanere posso subirsi la parte con gli spoiler, quindi meno 3, meno 2, meno 1, Shazam! Ok, allora partiamo con gli spoiler. Innanzitutto mi è piaciuta tantissimo l'idea di eliminare subito Katie Dumas. Katie Dumas era un personaggio che non doveva essere trattato in quel modo nel film di Vaughn. Perché? Perché Lizeski nel fumetto finisce senza riuscire mai ad avvicinarsi sentimentalmente a Katie, che si sente presa in giro per il fatto che lui aveva finto di essere omosessuale per poterle stare accanto. E addirittura c'è questa scena in cui manda a lui una foto di se stessa mentre sta praticando una fellazio al suo attuale ragazzo, e Dave, nelle didascalie, dice appunto che con vergogna ammette di essersi anche masturbato guardando quella foto. Quindi un'esistenza veramente tragica. Poi c'è anche la parte del padre che va con questa signora, perché sapete che era morto appunto la madre nel primo film. Ecco, tutto, diciamo che il primo film c'entrava veramente poco, anche il fatto che lui uccida D'Amico che nel fumetto genovese col bazooka, in realtà lo ucciderebbe Hit Girl, prima Kick-Ass gli spara nelle palle, poi Hit Girl con la mannaia gli spacca il cranio, insomma era una cosa molto violenta che il film non voleva ammettere. Diciamo che mi aspettavo qualcosa di meno coraggioso, invece ho visto molta fedeltà al film, quindi Katie Dumas è eliminata subito all'inizio, ha fatto proprio una comparsata, di modo che Dave è ancora single, è ancora troppo figo, però vabbè, non importa. Ci sono delle scene che sono proprio identiche, tipo quella in cui il padre dice promettimi che non ti travestirai più, che crescerai, te lo prometto. Scena dopo, Justice Forever, esattamente come nel fumetto, insomma è identico. Ora, io so che cioè, sapevo già che non avrebbero messo. Io ho fatto il Toto scommessa, ovvero c'erano due scene in particolare che mi hanno veramente stracciato le mutande dallo stupore quando ho letto il fumetto. Una è quella in cui quando uccidono il colonnello Stars and Stripes, che qui è interpretato da Jim Carrey, che lo decapitano e gli mettono in testa, cioè gli mettono come testa la testa del cane. Vi ricorda qualcosa? Cioè, è una cosa che recentemente si è già vista da qualche altra parte, ma non spoiler. Comunque, in un altro show, intendo. In un'altra cosa che non c'entra con Kick-Ass c'era una cosa che era molto simile. Comunque sia, non importa quello.
Cos'altro? Diciamo che l'altra scena è quella in cui Motherfucker, che è interpretato da Christopher Mintz Plasse, che è stato bravissimo, devo ammetterlo, ma bravo, 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 bravo. Christopher Mintz Plasse qui è stato reso come una macchietta, no? Cioè gli hanno dato una parte molto più comica di quella che è nel fumetto. Nel fumetto è molto più spietato, stronzo e pazzo drogato. È proprio perché in realtà nel fumetto è andato in giro per Europa a drogarsi, poi è tornato fatto come una pigna con i mercenari e fa il casino. Ecco, io Christopher Mintz Plasse capisco che mi ha voluto dare la parte macchiettistica per stemperare certe scene di violenza, perché l'altra scena che non mi aspettavo che avrebbero messo, infatti non c'è stata, è stata quella appunto che arrivano i bambini che chiedono, nel vialetto chiedono, ma voi siete i supereroi, noi siamo i super cattivi, e cosa fate? Facciamo cose cattive e Motherfucker, che era Red Mist ma ha cambiato nome, tira fuori gli Uzi e mitraglia i bambini e li uccide. Io sono rimasto lì e ho detto, ma porca troia, ha ammazzato dei bambini. Qui non l'ha messa. Non hanno messo neanche la cosa del cane, però diciamo che c'è questa citazione in cui Madre Russia, che tra l'altro qui è bionda, però vabbè, mettergli una parrucca colorare i capelli era troppo difficile? Probabilmente sì. Madre Russia, qui per appunto dice che cosa faccio? Ammazzo il cane? Fa no, decapita il vecchio. Quindi il cane non l'ha ucciso, rimane vivo, però c'è quest'idea perché tu dici ma lo farà mica? E Red Mist dice no, il cane, scusate, Motherfucker, che beh, è sempre lui, dice ma no, no, il cane no, non sono un selvaggio, decapita il vecchio. E io dico, sì, mi sarebbe piaciuto vederla, lo ammetto, perché sarebbe stata una cosa veramente, cioè il pubblico avrebbe urlato in sala, però naturalmente non poteva mettere una cosa così esagerata in un film che vanno a vedere i ragazzini. Cioè, lo so che anche fumetto hanno letto i ragazzini, però probabilmente per il cinema certe cose pensano che non si possa fare qui. Hanno preferito no. Non hanno messo la scena dei bambini, però hanno messo l'altra scena, che invece non ero sicuro che non l'avevo messa, ma ero in dubbio. Quello in cui Motherfucker va a stuprare. Qui non si tratta di Cathy Doma, perché lui era convinto fosse nel fumetto la ragazza di Kick-Ass era da stuprare, ma qui è invece Night Beach, che ha una storiella con Kick-Ass, va per stuprarla e gli dice, le dice, ti piace Kick-Ass? Allora vediamo se sai, se vuoi, se, prova ad assaggiare un super cazzo cattivo, no? La frase è esattamente quella che per l'appunto dice nel fumetto, solo che qui cosa succede? Appena la dice tu dici ah! E vedi lui che si gira e prova a masturbarsi perché non gli tira, non gli si alza il soldatino. Hanno messo per stemperare, perché se avessero lasciato solo quella frase, avessero lasciato intendere lo stupro, era un po' troppo. Allora hanno reso Christopher Mintz Plasse, che si presta tantissimo, come macchietta. Anche il finale è stato cambiato. Innanzitutto non avviene lo scontro tra le due fazioni, buoni e cattivi, con la sparatoria in città, con il rischio di mettere in pericolo la vita dei civili, ma avviene in questo hangar, che è la base di Motherfucker. Certo, io lo sapevo che sarebbe successo così, perché non avrebbero mai avuto le palle di creare una strage, soprattutto perché nel fumetto è tutto un elemento di critica, no? Persone che, prese la deriva di potenza, fanno delle stragi in nome di chissà quale ideale. No, è una critica molto alla cronaca, ai fatti di cronaca che purtroppo spesso si trovano, ma non solo negli Stati Uniti, in tutto il mondo, no? Alla nevrosi, che a un certo punto fa impazzire, quindi all'uso delle armi esagerato, insomma, era una critica a quello, e dal momento che è un argomento molto delicato, soprattutto negli Stati Uniti, dove purtroppo la percentuale di stragi è molto alta, hanno preferito non attirarsi addosso le ire dell'opinione pubblica e di spostare lo scontro invece in un luogo sicuro dove a fare le spese sarebbero stati solo i personaggi in costume. Quindi hanno preferito. Io è una scelta che posso capire, perché non credevo che con questo hanno già usato molto. Io questo film non lo credevo un film coraggioso, invece hanno usato parecchio. Il finale del fumetto doveva essere Kick-Ass che in un impeto di odio butta giù Motherfucker dal tetto e poi si rende conto di essere diventato un mostro e dice ma porca puttana, e invece qui cerca di salvarlo, ma poi lui si lascia cadere. Red Mist si accorge all'improvviso che non vuole morire, cade nella vasca dello squalo, che per tutto il film non si capisce se sia morto o no, e glielo vediamo sbranato lo squalo. La scena dopo i titoli di coda ci mostra un motherfucker che praticamente è sul letto mutilato, che dice non riesco a bere adesso solo perché lo squalo mi ha mangiato il cazzo, non riesco a bere. Quindi esattamente come nel film, cioè lui lo butta giù dal tetto, però Red Mist, scusate ancora, Motherfucker nel film, cioè scusate, nel fumetto, quando lo buttava giù dal tetto non moriva, diceva aiuto, ti prego, mi sono rotto le ossa, chiama l'ambulanza. Non moriva. Io ho detto, quando l'ho visto sbranando la scuola, ho detto, ma porca troia, l'hanno fatto morire. Ho detto, mi viene meno l'idea, cioè l'idea del fatto che lui fosse vivo. Invece, nel metterlo mutilato dallo squalo dopo, è stata una genialata. Ho detto, oh, hanno rispettato il fumetto anche in questo. Una cosa
che non sapevo se avevo messo, però era necessaria, è la morte del padre. Ma quando fanno vedere il padre impiccato alle sbarre sul cellulare, ho detto, forse Aaron Johnson, cioè Dave, quello che interpreta Dave, ha un pochino, secondo me, ha un pochino avuto una reazione poco credibile. Cioè, non lo so, gli avrei voluto più disperato, però nel complesso ci stava, è stata una scena molto straziante e è anche bello il fatto che lui comunque, il padre, si è sacrificato per salvarlo, lui gli aveva detto che se fosse morto non se ne sarebbe accorto nessuno. Può essere un cliché, suona molto alla Peter Parker Zio Ben, è una cosa esattamente identica, anche l'attore tra l'altro ha la fisionomia un po' di Zio Ben, secondo me. Quello l'abbiamo visto al cinema negli ultimi anni, è un po' un misto tra quello di Michael Sheen e l'attore che interpretava in quelli di Spider-Man. E niente, c'è stata questa citazione, è un film che cita moltissimo i fumetti come se fossero nella realtà. Quindi complimenti, secondo me, vanno fatti a Wardlow, che ha scritto e diretto questo film veramente bello e che è riuscito, e poi tra l'altro che è riuscito a mettere delle scene fantastiche, tra altre cose Madre Russia, cioè quella scena in cui fa una strage di poliziotti con una violenza incredibile, quando lancia il falciaerba che sfonda il parabrezza e li falcia, quando lancia la bomba del gas, il tutto con la canzone del Tetris che mi ha ricordato istantaneamente Farenz, ma subito, che è così perché appunto era quella che arrivava, che ci ricordiamo tutti con lo scenario appunto della della architettura, quella avete presente, proprio la classica, il classico palazzo russo, no? Perché comunque il Tetris mi pare sia nato in Russia, non voglio dire una cazzata, ma c'entra con la Russia, quindi il fatto di mettere questa musica cazzuta con le chitarre elettriche quando c'è Madre Russia è stato veramente fantastico. Certo, avrei forse preferito una Madre Russia un po' diversa, ma non tanto, cioè Olga Kurkulina, scusate, ho dovuto leggere perché era un nome un po' particolare, Olga Kurkulina, mi pare Kurkulina, sì, è una bodybuilder professionista, quindi è molto nota nella mente, lei non è un'attrice. Avevano bisogno di una donna che fosse molto da un fisico molto mascolino, ma femminile, nel senso, non mascolino che sembra un uomo, ma un fisico femminile molto muscoloso, no? Quel femminile virile in un certo senso, è una cosa, è un'antitesi, ma perché appunto è un fisico molto, cioè un fisico che non perde le fattezze femminili, però è molto muscoloso, capito? Proprio da bodybuilder. E ci sono riusciti alla grande, anche se purtroppo lei era bionda, ma biondo platino. Io ho sentito molti dire, ma perché fa la bionda platina? Ma metti la parrucca? È quello che dico anch'io. Per quale motivo? Forse per staccare un po' la fumetto, forse perché, e io penso che l'abbiano fatto perché cinematograficamente sta molto meglio, è l'idea che ricordi tantissimo quell'Ivan Drago interpretato da Dolph Lundgren, che tutti ci ricordiamo, il Ti spiazzo in due, sembrava di vedere la versione femminile di Ivan Drago. La stessa idea di mettergli una canottiera rossa anziché nera come nel fumetto ti fa capire che hanno cercato di omaggiare proprio Dolph Lundgren, è questa l'idea portante. Quindi io il film lo sono goduto alla grande, spero che lo andrete a vedere, a parte che se siete qui sicuramente l'avete visto, perché se no o siete masochisti, quindi fatemi sapere in un commento qui sotto che cosa ne pensate, perché secondo me è veramente un ottimo, ottimo cinecomic, molto controcorrente. Quindi spero di non aver detto troppo, noi ci vediamo al prossimo vlog, ciao a tutti!